Oggi, 23 aprile, è la giornata mondiale del libro e vi leggerò un nuovo straordinario di Leo Lionni, edizione Baba Libri. Sull'isola dei Sassolini vivevano tre rane, Marilyn, August e una terza che era sempre da qualche parte. Il suo nome era Jessica. Jessica era piena di meraviglia, faceva lunghe passeggiate da un capo all'altro dell'isola e tornava solo alla fine della giornata gridando: "Guardate che cosa ho trovato!" E anche se si trattava solo di un normalissimo ciottolo, lei diceva: "Non è straordinario?" Marilyn e August però non erano mai impressionati. Un giorno Jessica trovò un sasso che spiccava su tutti gli altri. Era perfetto, bianco come la neve, tondo come la luna piena di mezz'estate. E anche se era grande quasi quanto lei, decise di portarlo a casa. Chissà che cosa diranno Marilyn e August quando lo vedranno, pensò mentre faceva rotolare quel bellissimo sasso fino alla piccola insenatura dove vivevano tutti e tre. "Guardate che cosa ho trovato!" esclamò trionfante. "Un enorme ciottolo!" Quella volta Marilyn e August erano davvero sbalorditi. "Non è un ciottolo," disse Marilyn, che sapeva sempre tutto di tutto. "È un uovo di gallina." "Un uovo di gallina? Come fai a sapere che è un uovo di gallina?" volle sapere Jessica, che non aveva mai nemmeno sentito parlare di galline. Marilyn sorrise. "Ci sono cose che si sanno e basta." Alcuni giorni dopo le rane sentirono uno strano rumore provenire dall'uomo. Con grande stupore osservarono l'uovo che si spaccava e una creatura verde e squamosa che se ne usciva sulle quattro zampe. "Visto?" esclamò Marilyn. "Avevo ragione, è una gallina." La gallina fece un profondo respiro, borbottò, rivolse a ciascuna delle tre rane sbalordite un'occhiata e poi disse con una vocina rauca: "Dov'è l'acqua?" "Sempre diritto!" gridarono le tre rane eccitate. La gallina si tuffò e le rane la seguirono in acqua. Con loro grande sorpresa, la gallina si rivelò un'ottima nuotatrice e mostrò loro nuovi modi di galleggiare e sguazzare. Insieme si divertirono moltissimo, giocando dall'alba al tramonto, e continuarono così per molti giorni. Poi un giorno, mentre Jessica era da qualche parte, August e Marilyn notarono un trambusto nell'acqua, proprio sotto di loro. Qualcuno era nei guai. La gallina si buttò subito nello stagno scuro. August e Marilyn erano terrorizzati. Dopo alcuni lunghi istanti, la gallina ricomparve, portando con sé Jessica. "Sto bene," gridò lei. "Ero rimasta impigliata nelle alghe, ma la gallina mi ha salvato." Da quel giorno Jessica e la sua salvatrice divennero amiche inseparabili. Ovunque andasse Jessica andava anche la gallina. Insieme viaggiarono per tutta l'isola, arrivando fino al posto segreto dove Jessica andava a pensare. E al grande sasso. Un giorno raggiunsero un posto dove Jessica non era mai stata prima. Un uccellino rosso e blu volò giù da un albero. "Oh, eccoti qua!" esclamò quando vide la gallina. "La tua mamma ti sta cercando dappertutto. Vieni, ti accompagno da lei." E così seguirono l'uccellino per molto tempo, camminarono e camminarono, camminarono sotto il sole caldo e la luna fresca, fino a quando si imbatterono nella più straordinaria creatura mai vista. Stava dormendo, ma quando sentì la gallina gridare "Mamma", la creatura aprì lentamente un occhio, fece un sorriso enorme. E poi, con una voce gentile come il sussurro dell'erba, disse: "Vieni qui, mio dolce piccolo alligatore." E la gallina si arrampicò, felice sul muso della madre. "Adesso è ora che vada," disse Jessica. "Mi mancherai tantissimo, piccola gallina. Vieni a trovarci presto e porta anche la tua mamma."
Jessica non vedeva l'ora di dire a Marilyn e August che cosa era successo. Mentre si avvicinava all'insenatura gridò: «Indovinate cosa ho scoperto?» E poi raccontò tutto. «E sapete che cosa ha detto mamma gallina al suo cucciolo?» chiese Jessica. «L'ha chiamato mio dolce piccolo alligatore». «Alligatore!» fece Marilyn. «Che sciocchezza!» E le tre rane non la finivano più di ridere.